Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Eden Missione Pianeta. Questa sera voglio parlarvi del futuro della nostra casa, la Terra, e di come sia legato alle scelte di ognuno di noi, perché siamo certamente vittime di ciò che ci accade intorno, ma in qualche misura siamo anche gli unici colpevoli. Il futuro abita sicuramente a Zurigo, città nel cuore della Svizzera, che ha messo in campo molte scelte green dalle quali partirà il nostro racconto. Con Mr. Nat, poi, voleremo ad Aruba, un'isola che ha il sogno di diventare una delle più sostenibili del mondo. Infine, la città norvegese incoronata capitale europea green 2019, Oslo, dove le api sono ospiti d'onore. In che modo posso iniziare a raccontarvi Zurigo, una città della quale abbiamo sentito parlare tutti mille volte, ma che magari pochi conoscono bene? Zurigo è una città ricca, è una città svizzera, una città sicuramente moderna. E quindi da dove avrei potuto iniziare? Beh, ho pensato di partire semplicemente con un angolo di bellezza. Guardate. In questo momento mi trovo sul fiume Limmat, uno dei tre fiumi che attraversano la città. Attorno a me un po' di confusione, persone che camminano in bicicletta, qualcun altro seduto al bar, qualche sirena, come ogni città importante. Però Zurigo, nonostante sia una città dalla storia molto antica, possiamo dire che è assolutamente proiettata verso il futuro. Per quale motivo? Per scelte green molto importanti. Per prima cosa è anche una città multietnica, perché il centro di Zurigo ha più di 400.000 abitanti e di questi circa 140.000 sono stranieri. Secondo una recente classifica, una percentuale molto alta di persone che lavorano operano nel campo della sostenibilità. Insomma, come si può essere una città importante, moderna, antica, all'avanguardia e attenta all'ambiente? Zurigo, per anni, è stata considerata la prima della classe fra tutti i paesi europei. E anche ad efficienza, dobbiamo ricordare che non ha mai scherzato. I suoi abitanti godono di un'ottima qualità della vita, ma non solo, hanno anche un rapporto molto molto speciale con l'acqua. Una recente ricerca del Politecnico Zurighese ha dimostrato che l'acqua dei fiumi e dei laghi di Zurigo è pulita quasi quanto quella che esce dai rubinetti. E la cosa più sorprendente in assoluto è che questa città, cuore della Svizzera, ha un centro storico pieno di stabilimenti balneari. Ve lo sareste mai immaginato? Il primo fu costruito lungo il fiume Limmat nel 1837 ed esiste ancora oggi. Si chiama Frauenbadi Barfußbar e ha una particolarità: è riservata a un pubblico di sole donne. Chi non ama l'acqua può sempre trascorrere ore di pieno relax in uno dei 70 parchi e giardini della città. Guardate questo momento, sono qui sul lago, circondata anche da tanti animali e l'atmosfera è davvero molto tranquilla. Ma quando parliamo di tranquillità dobbiamo guardare anche oltre, dobbiamo pensare a quali sono concretamente le energie green che vengono utilizzate qui in città. Allora, per farvi un esempio, voglio ricordare un quartiere che è stato costruito nel 2014 nell'area meridionale. Si chiama Green City Zurigo Sud. Che cos'ha di particolare questo quartiere? Beh, innanzitutto è stato costruito su un'area molto vasta dove un tempo c'era una cartiera. Oggi sono stati costruiti palazzi,
edifici, case, abitazioni, negozi, scuole, insomma c'è un po' tutto. Ma l'obiettivo è quello di diventare veramente un quartiere totalmente green al 100%. E prossimamente, perché è ancora in fase di realizzazione, si pensa che l'energia sarà prodotta per il 70% addirittura in loco, e l'energia in surplus dovrebbe essere immagazzinata per essere utilizzata o per il trasporto elettrico o per altre cose. Diciamo che l'immagine, l'apparenza di questo quartiere non è bellissima, non è stata fatta per guardare all'estetica, ma per guardare all'essenziale, al rispetto energetico e a questo obiettivo importantissimo: una società futuribile che va avanti con 2000 watt. Ma cosa significa 2000 watt? Per farvi un esempio, ora sono stati fatti molti progressi, ma in Svizzera, a fine millennio, il consumo di energia pro capite superava i 6000 watt. 2000 watt, invece, è il consumo di energia primaria pro capite del 1950. Vi sembra un obiettivo impossibile? Noi tutti ormai sappiamo che le piante hanno effetti benefici sulla nostra salute e anche sul nostro umore, ma spesso ce ne dimentichiamo, non ce ne prendiamo cura, ne ignoriamo persino i nomi. Ho incontrato una persona che non solo le conosce profondamente, ma ha dedicato loro parte della sua vita. Si chiama Maurice Maggi, fa il cuoco di professione e il giardiniere sovversivo per vocazione, come lo hanno definito i media, che si sono interessati spesso alla sua storia. Una storia che inizia nel 1984 e che voglio raccontarvi, perché ha cambiato il volto di Zurigo e mi ha anche molto coinvolta. Maurice, tutto è nato 36 anni fa, ma qual è stata la molla che ha fatto partire questa idea? In quel periodo a Zurigo dominava un'idea di cura del verde, secondo cui intorno agli alberi non doveva crescere niente. A giugno piante e fiori venivano completamente distrutti, manualmente o utilizzando diserbanti. Io sono un giardiniere, amo i fiori, non potevo essere d'accordo. Con il tempo ha vinto il punto di vista del giardiniere. Alcune piante non sono state toccate e piano piano quell'idea così severa di cura del verde è stata abbandonata. Biodiversità, una parola importantissima, che sempre di più noi apprezziamo perché ne capiamo il significato, però qui si sta parlando anche semplicemente della bellezza dei colori della natura che tu hai portato in mezzo al cemento. Noi siamo abituati all'idea che la città è degli uomini, no? Ci sono dei parchi all'interno delle città e poi ci sono i palazzi. Qui tu hai creato dei piccoli giardini ovunque. La gente l'ha capito? All'inizio la gente era davvero stupita, pensava che la mia fosse un'idea piuttosto strana, ma già allora io ero convinto che il 99% delle persone amasse i fiori e che la loro bellezza sarebbe arrivata al cuore di tanti. Ho puntato su questo. Come dico sempre, quando si vuole dare un messaggio, tutto dipende dal modo in cui si cerca di trasmetterlo. Maurice, tu hai piantato tantissime piante, la malva, forse la più importante, ma anche tante altre, e poi le hai fatte nascere nei luoghi più impensati, nelle fessure, in mezzo al cemento, dove uno non avrebbe mai immaginato che potessero crescere. Qual è il segreto? Come hai fatto? Queste sono tutte piante pioniere, che hanno la capacità di crescere in luoghi ostili. Sono molto forti e con un'incredibile voglia di vivere.
Io non ho fatto altro che sfruttare queste caratteristiche per portare il verde anche nei posti più difficili. Super carino. Nel corso di questi anni però non ti sei limitato soltanto a colorare Zurigo, perché sei stato a Roma, Milano, New York, tante altre città. Le persone hanno iniziato ad amarti, ad apprezzarti e a seguire il tuo esempio. Quando viaggio, di solito d'estate, porto con me sempre dei semi. È un'idea semplice che non richiede tanti sforzi, ma trasforma completamente l'ambiente che ci circonda e testimonia la grande forza della natura, che ispira sempre tante persone e le spinge a voler seguire il mio esempio. Allora, io so che tu hai una mappa che ci fa capire esattamente tutti i punti della città di Zurigo dove sono nati i tuoi fiori, dove tu hai trasformato l'immagine di questa city. Me la fai vedere? Me l'hai portata, no? Adesso ve la faccio vedere, perché soltanto con questa mappa possiamo capire il lavoro di 36 anni d'amore. Guardate, è grande, ti aiuto. Ecco, l'apriamo, guardate un po'. Qui tutte le zone rosse sono le aree dove tu hai colorato la città con i fiori. Proprio così. Queste sono le tracce che ho lasciato a Zurigo. Se si guarda bene, si vede che dal centro della città si diramano tanti fiori, come una grande ragnatela. Ora con Mr. Nat ci spostiamo su un'isola nel mare caraibico con un'importante missione green. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Ciao. La bellezza di Aruba, come del resto di tutte le isole caraibiche, è indubbia. Che cos'è allora che è la differenza dalle altre isole? Il progetto che la porterà a diventare una delle isole più sostenibili di tutto il pianeta. Proviamo allora a scoprire per quale motivo. E anche noi, per aderire al progetto, abbiamo deciso di iniziare il nostro viaggio proprio su una bicicletta. E così abbiamo noleggiato una green bike. Però abbiamo anche scoperto che non è una e-bike, una bici elettrica, e quindi bisogna pedalare, pedalare anche tanto. Adesso siamo arrivati proprio nel cuore di Palm Beach, nella zona più di vita, più turistica, dove c'è la concentrazione maggiore di negozi, ristoranti e locali notturni. Ma Palm Beach non è soltanto questo, è anche 2 chilometri di spiagge incontaminate. Noi cercheremo di scoprirle. Ma prima vi dirò perché si chiama Palm Beach. Perché quando fu costruita furono piantate tantissime palme da cocco, che è possibile vedere lungo il percorso. Al molo di The Palm tutti i giorni qui a Palm Beach è possibile fare delle escursioni in barca a vela o in catamarano. Noi abbiamo scelto il catamarano, che ci permetterà di vedere l'isola da un altro punto di vista. E devo dire che è bellissima.
Un'altra possibilità è quella di fare diving e così ammirare anche il mondo marino. Le persone stanno scendendo, si stanno preparando, hanno infilato maschera, boccaio e pinne e adesso non ci resta che seguirle. Pensate che Aruba si candida a diventare una delle isole più ecosostenibili dell'intero pianeta, sfruttando le sue risorse. Quali sono? Io sono venuto qui su questo catamarano per farvi vedere la forza del vento. Ecco, sfrutterà sicuramente le 5.000 ore di vento calcolate durante l'anno e le 2.500 ore di sole. Più forza di così? Ciao Julio, piacere. Andiamo. Sì. Julio, tu sei un ranger del National Park di Arikok. Ah, sì. Da circa 20 anni. Sono 20 anni che lavoro in questo parco. Quando si parla di sostenibilità, che cosa significa per voi? Sostenibilità è quando... La sostenibilità è ciò che permette alla natura e all'essere umano di vivere in armonia, in maniera appunto sostenibile. Una forma sostenibile di vivere. Certo, dobbiamo avere diciamo un giusto equilibrio delle cose. Sì, sì. Io sono nato e cresciuto qui e negli ultimi 10 anni l'isola è diventata più arida. La stagione delle piogge è diventata più breve e dobbiamo renderci conto che questi cambiamenti climatici stanno interessando tutti i paesi del mondo. Un cambio molto rapido. Sì. Fra gli elementi più caratteristici del paesaggio di Aruba ci sono i cactus. Ma se avremo sempre più spesso periodi di siccità così prolungata, anche questi cactus soffriranno. Questo è un punto molto importante per capire la geologia di quest'isola. Pensate che mi trovo dinanzi a un fossile della barriera corallina che fu hace millones de años. Eso fue milioni di anni fa questa parte dell'isola era sommersa dalle acque dell'oceano. Dove siamo adesso e in tutta l'area circostante vi era un'enorme barriera corallina. Ciò che è rimasto e che possiamo vedere oggi è un plateau di roccia calcarea che è formata da coralli morti. Corales muertos. Coralli morti. Sì. Ma qui stiamo parlando di quanti anni fa? 5-6 milioni di anni. 5-6 milioni di anni fa. Julio? Mi ha detto che c'è un altro progetto bellissimo, quello di introdurre obbligatoriamente nelle scuole la materia della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente. Sì. Ma è vero? Queremos fielmente che... Noi crediamo fortemente che i temi della conservazione della natura, dell'ambiente e della sostenibilità debbano essere insegnati prima di tutto ai bambini. Julio, ci facciamo una passeggiata in questo, possiamo dire, deserto della barriera corallina che fu? Sì. A proposito di natura, Julio, sento delle voci, ma chi sono? Sono degli amici?
Son capras. Sono capre. Son capras. Capras. Sì, capre. Pieno di capre. Sì. Indubbiamente il deserto ha il suo fascino, ma adesso ci trasferiamo nel posto più forse più bello, più ambito da tutti coloro che hanno la possibilità di venire in questi luoghi, e cioè andiamo in spiaggia. Come sono le spiagge? Hermosas. Belle. Hermosas. Andiamo. Tutta quest'area rientra nella parte settentrionale del parco. E también aquí vamos a llegar. Fra poco passeremo vicino a un progetto di sostenibilità avviato dal governo e che consiste in un parco eolico. È il parco eolico della isla. Lì in fronte a noi si può vedere il parco eolico. Ma quante sono? Sono poche. Sono 10. 10 solo? Sì, ma ognuno di loro produce circa 3,5 megawatt. Siamo giunti nel parco eolico, alle mie spalle queste pale gigantesche ai nostri occhi. Pensate che sono alte 125 metri per 60 di diametro. Catturano così tanta energia per soddisfare il 18% del fabbisogno dell'isola. Devo dire che fa un certo effetto stare qui sotto. Sono veramente gigantesche. Ciao Indra. Ciao Alessandro. Come va il ministero? Bene. Bene. Allora, Aruba si era promessa di diventare ecosostenibile entro il 2020. Siamo giunti, ma il traguardo lo vediamo ancora un po' lontano. È vero? Penso che fissare un obiettivo come quello della completa sostenibilità dimostri quanto l'isola di Aruba sia ambiziosa. Il 2020 è stato il nostro traguardo e, malgrado sia arrivato il momento, il raggiungimento della totale sostenibilità rimane ancora il nostro obiettivo principale. Ormai abbiamo capito che si tratta di un processo in continua evoluzione, nel quale non si smette mai di imparare e migliorare. Nei progetti ci sono alcuni punti molto importanti. Quello di eliminare la plastica. È corretto? Sì, assolutamente. Stiamo cercando e stiamo lavorando davvero sodo per eliminare ogni singolo oggetto in plastica monouso. In parte ci siamo riusciti perché abbiamo vietato l'uso delle buste di plastica. E ti dirò di più, stiamo eliminando l'ossibenzone contenuto nelle creme solari. E contiamo di arrivare, nel giro di qualche mese, a eliminare completamente dalla nostra isola qualunque oggetto fatto in plastica usa e getta. Anche del carbon fuel si parla. Sì, c'è sicuramente la volontà di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma siamo realistici. Si tratta di un processo molto lungo che non si può realizzare in un anno. Quello che sta facendo il governo di Aruba per ridurre l'utilizzo di combustibili fossili è investire nella ricerca. Possiamo dire, Indra, che la popolazione di Aruba si può definire veramente happy quando il traguardo sarà raggiunto? Sì. Potremo dire di essere davvero felici quando raggiungeremo il nostro obiettivo, la piena sostenibilità. Grazie. Aruba è davvero un'isola sorprendente, dove la bellezza della natura si unisce allo spirito green della popolazione. Un'isola felice che può diventare un modello di sostenibilità imitabile altrove. Il tempo di un cambio d'abito e partiamo subito per Oslo, capitale europea green 2019, sempre al lavoro per definire nuovi obiettivi. Continua a
parlarvi della bellezza e del valore della natura, ma in questo caso lo faccio in un contesto decisamente diverso. Per quale motivo? Perché questa splendida cascata si trova nel cuore di un'importante capitale europea e quindi per questo acquista completamente un altro valore. Mi trovo ad Oslo e questo è il fiume Akerselva, che parte da un lago che si trova a nord della città. Il fiume corre per 8 chilometri fra palazzi, uffici, tanta umanità, e alla fine sfocia nel fiordo dove nei primi dell'anno 1000 è stata fondata la città di Oslo. Questo fiume, come possiamo vedere, non è soltanto importante per la sua bellezza, che è apprezzata da tutti gli abitanti di Oslo, ma è stato anche fondamentale per lo sviluppo della Norvegia. Per quale motivo? Perché nel corso della seconda metà del 1800 le sue acque sono state utilizzate per le industrie tessili, per le officine meccaniche e per le segherie. Poi invece nel secolo successivo sono state piano piano abbandonate e trasformate. Oggi sono diventate uffici, sono diventate case e anche locali molto alla moda. È così importante parlare di Oslo Capitale Green 2019? Perché dobbiamo pensare che oggigiorno il 55% della popolazione di tutto il mondo ormai vive nelle città e quindi la più grande percentuale di inquinamento, di emissione di CO2 in atmosfera arriva proprio dalle città. Parliamo di circa il 70%, una percentuale che però è destinata ad aumentare se pensiamo alla produzione di CO2 che avviene al di fuori delle città per produrre l'energia che poi viene richiesta dagli abitanti. Allora, se uno deve intervenire, se deve fare qualcosa per migliorare il proprio futuro, questi cambiamenti devono avvenire proprio nelle città. Le città devono essere le grandi protagoniste del cambiamento. Beh, parlare di Oslo è quasi facile, perché comunque sì, è una capitale, ma è sempre una capitale abbastanza piccola che arriva a circa 700.000 abitanti. Però è una partenza, soprattutto pensate che Oslo è la città che ha avuto il più grande incremento di popolazione negli ultimi anni. Perché? Perché si dice che si vive bene. Allora, vogliamo capire che tutelare l'ambiente giova alla salute di tutti, oltre che allo spirito? Dobbiamo dire che negli ultimi anni la città di Oslo sta decisamente spingendo sull'acceleratore. Che cosa significa? Beh, dal 1990 ad oggi è riuscita a diminuire le sue emissioni di CO2 in atmosfera del 36%. Poi si è posta degli obiettivi: arrivare a emissioni pari al 95% entro il 2030 e arrivare a emissioni zero entro il 2050. Sembrava già una bella impresa. E invece che cosa hanno fatto? Proprio alla fine del 2019 hanno detto: perché non fare un piccolo sforzo in più per ottenere un grande risultato? E hanno deciso di arrivare a emissioni zero entro la fine del 2030, quindi senza più aspettare il 2050.
Oggi più del 50% di tutti gli spostamenti effettuati con i mezzi pubblici sono alimentati con energia rinnovabile e quindi a emissioni zero. E questo è già un risultato molto positivo se si pensa che nel 2016 in città sono stati fatti spostamenti con i mezzi pubblici più che con le automobili private. Per raggiungere questi risultati, ovviamente, però è fondamentale il contributo dei cittadini che qui a Oslo usano tantissimo la bicicletta, ma io pensavo sicuramente la useranno nel corso dei mesi estivi quando le temperature sono calde. D'inverno invece sappiamo che qui può fare molto freddo. Invece mi hanno spiegato che le usano anche d'inverno, sicuramente un pochino meno. Cambiano i copertoni, mettono degli speciali copertoni chiodati e vanno avanti lo stesso. È una scelta, quindi, un vero e proprio credo. Sicuramente nel corso dell'inverno molte persone preferiscono prendere i mezzi pubblici che funzionano bene, sono assolutamente molto comodi. Ma qui oltre alla bicicletta, come abbiamo notato, si utilizzano tantissimo i monopattini elettrici, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. D'altronde non si percorrono mai grandi distanze, al massimo per andare da una parte all'altra della città si possono percorrere 4 o 5 chilometri e c'è un meccanismo molto intelligente per far sì che le persone facciano questo tipo di scelta. Esiste un abbonamento che dura tutto un anno, costa 40 euro e uno affitta la bicicletta in tanti punti diversi della città, ce ne sono circa 170. Avete capito? È una scelta personale, ma ogni cittadino deve anche essere messo nelle condizioni di poterla fare, questa scelta, come ho fatto io adesso per continuare la mia scoperta, anzi il mio racconto di questa città green. Ci sono però persone che danno il proprio contributo anche in maniera diversa, in modi che possono apparire ai nostri occhi improbabili. È il caso di Arlene, una persona che non nasce apicultrice, diventa apicultrice per quale motivo? Per dare il mio contributo a salvare questo pianeta, piccolo che sia. In che modo? Perché uno sente una parola così importante, no? Il mio contributo per salvare il pianeta. Perché? Perché se non avessimo i pollinizzatori, che non sono solo le api, ma sono anche altri insetti, ma noi possiamo farlo solo con le api, non avremmo da mangiare, perché il 75% di quello che noi mangiamo viene grazie alla pollinizzazione degli insetti. Ma la cosa bellissima è che tu, Arlene, non è che hai una fattoria per cui diventa una cosa abbastanza normale, tu vivi a Oslo, vivi in città, in un appartamento. Appartamento piccolissimo, poco più di 50 metri, e ho affittato uno spazio in un giardino di una villetta vicino e io pago in forma di miele, un tot di miele per arnia a questa famiglia che mi dà questo spazio. Quindi l'affitto è pagato con i barattoli di miele. Sì. Non è un'iniziativa così particolare, perché qui a Oslo sono tante le persone che manifestano sensibilità e rispetto nei confronti delle api. Sì, noi siamo tantissimi apicoltori, apicoltrici urbani, abbiamo più di 300 arnie qua a Oslo, anche il re e la regina sono possessori di 4 arnie. Lo facciamo tutti quanti un po' per il nostro contributo per questo pianeta, per salvare le api che muoiono per diverse malattie causate dall'uomo. Allora, tu hai detto giustamente anche il re e la regina, perché alle nostre spalle abbiamo lo splendido palazzo reale, quindi qui vivono il re e la regina di Norvegia, in questo momento non ci sono e lo si capisce dalla bandiera, perché c'è la bandiera a tre punte della Norvegia, mentre quando ci sono loro in casa, potremmo dire in casa, a palazzo, hanno proprio la bandiera della casa reale, no? Però comunque sia,
per diventare apicoltrice bisogna anche farsi una cultura rispetto alle api. La gente ha paura delle api, c'è molta ignoranza, non le considera. Perché invece bisognerebbe cambiare mentalità? Sì, infatti l'Associazione degli Apicoltori Urbani sta facendo un grande lavoro per istruire la gente, dire la differenza tra un'ape e tra una vespa, che le api non ti pungeranno mai se non gli dai fastidio, che ti pollinizzano i fiori, le piante, che poi ti danno da mangiare. Infatti abbiamo fatto una autostrada per le api qui in Norvegia. Allora, noi adesso ve la facciamo conoscere questa autostrada delle api, che inizia anche in questo parco. Inizia qui, qui abbiamo il casello. Sì, il casello. Il casello. Questo è Vulcan, il quartiere oggi più ecosostenibile di tutta la città. Un tempo invece era una zona industriale. Oggi qui c'è una centrale energetica con pozzi geotermici che arrivano a una profondità di 300 metri. E tutto è studiato per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Sui palazzi si riconoscono i pannelli fotovoltaici e pensate che si ricicla l'energia anche dagli ascensori e dai refrigeratori. Guardate quei palazzi, sono degli ex silos, dovevano essere buttati giù e invece sono stati trasformati in abitazioni per studenti, abitazioni che poi vengono sovvenzionate anche in parte dallo Stato. Sono tutti monolocali o bilocali, ma adesso da qualcosa che doveva essere distrutta sono diventati paradossalmente dei locali molto alla moda. Ma non sono venuta qua per raccontarvi questo, ma perché ho scoperto una cosa veramente affascinante. Praticamente sul tetto di queste case ci sono due alveari giganteschi, due arnie gigantesche. Per quale motivo? Beh, un po' ce l'ha accennato la nostra amica. Praticamente tutti siamo a conoscenza del grave dramma che stanno vivendo le api nel nostro pianeta, animali che sono indispensabili alla nostra vita, alla nostra quotidianità. E allora come si possono aiutare le api all'interno di una città? Nel 2015 hanno progettato sulla carta una sorta di autostrada per le api. Hanno messo una serie di pit stop, di ristorantini, di bar, di self-service, chiamiamoli come volete, a 250 metri di distanza da una parte all'altra della città. Perché? Perché le api, per spostarsi, hanno bisogno di nutrimento. Mi direte voi, ma che cosa sta dicendo Licia? Quali sono i self-service o i ristoranti per le api? Sono le fioriere. Sono i contenitori di tutte quelle piante indispensabili all'impollinazione, indispensabili alla sopravvivenza di questi animali. E da allora la strada è migliorata tantissimo e la presenza delle api è diventata quasi una normalità qui nella città di Oslo. Oslo, nonostante sia una città assolutamente modernissima, piena di grattacieli, al suo interno ci sono davvero tante aree verdi. Addirittura viene detto che 2/3 della città è rappresentata da parchi molto simili a quello dove mi sto muovendo io in questo momento. Parchi apprezzatissimi dagli abitanti che in qualsiasi ora del giorno magari vengono qui per rilassarsi e per trovare un contatto con la natura. D'altronde non possiamo dimenticare che ultimamente si è parlato molto di sindrome da mancanza di verde. Addirittura in alcuni paesi del mondo si prescrive come terapia
lo stare a contatto con l'ambiente naturale. Perché? Perché giova al nostro cervello. Ma ce lo deve dire la scienza o ne siamo assolutamente consapevoli? Continuo a raccontarvi Oslo, la capitale green 2019 e i suoi passi avanti, che vanno fatti uno dopo l'altro. Parliamo ad esempio del traffico cittadino. Bisogna limitarlo. In che modo? Innanzitutto disincentivando le persone che vogliono arrivare in centro con le automobili. E allora cos'è stato deciso? Hanno per prima cosa eliminato più di 750 parcheggi. Nel punto dove mi trovo io adesso, ad esempio, sarei stata circondata da automobili. In questo momento ci sono fermi dei pullman. Perché? Perché soltanto loro sono autorizzati a venire qui, si possono fermare per 10 minuti e poi devono continuare. Al posto di tutte macchine parcheggiate, che ci sarebbero state dove mi trovo io in questo momento, abbiamo dei colori sull'asfalto, delle installazioni fatte da un artista, ma la cosa più bella che vi voglio far vedere è che qui abbiamo uno splendido giardino, alle spalle un castello e la possibilità di collegarsi con il proprio telefono via wifi a questo strano strumento. Che cos'è? È una cosa che trasforma questo luogo, che era un vecchio parcheggio, quindi non bellissimo, in una discoteca all'aperto. Ci vogliamo provare? Lo facciamo partire. Immaginate lo spettacolo di notte. Anche questo significa vivere la città. Anche questo significa amare il luogo in cui si vive. Ed è gratis, non costa assolutamente niente. La creatività, le idee migliorano la vita. A parte l'allegria della musica, però tentiamo adesso di capire anche concretamente quali sono le iniziative per limitare il traffico in città ed essere comunque più ecosostenibili. Innanzitutto dobbiamo ricordare che Oslo è la capitale mondiale della mobilità elettrica. Attualmente il 50% delle autovetture nuove sono totalmente elettriche ed è molto interessante vedere quelli che sono anche gli incentivi. Non si paga il bollo, non si paga l'IVA, le ricariche sono totalmente gratis e ci sono tantissimi permessi per entrare in città e per muoversi ovunque. In questo momento mi trovo all'interno di un parcheggio. Sembra un posto magari anche bello, abbiamo delle immagini meravigliose alle mie spalle. In realtà queste macchine si stanno ricaricando, si stanno rigenerando, se vogliamo scherzare, e sono tutte macchine di privati. Sempre in questo parcheggio, che è uno dei tanti parcheggi di ricarica elettrica che ci sono in città, c'è un nuovo centro aperto da pochissimo dedicato totalmente all'elettrico. Qui si aggiustano monopattini, biciclette, automobili. È un inizio. Presto qui tutti i centri saranno solo dedicati all'elettrico. Il Palazzo Bianco che ho alle mie spalle è un palazzo storico, risale alla fine del 1800 ed era nato come appartamenti di lusso, appartamenti molto eleganti. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale è stato però bombardato dagli alleati perché era diventato la sede della Gestapo.
Successivamente, oggi invece è stato ricostruito, ovviamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, è la sede del Ministero degli Esteri. Stiamo parlando quindi di un palazzo che ha una storia, come tantissime altre realtà all'interno della città di Oslo. Per quanto riguarda però l'edilizia nuova, ci sono delle ferree regole che vanno rispettate. Innanzitutto è stata abbandonata completamente l'energia da fonti fossili. Anche l'attenzione ai consumi è qualcosa che preoccupa l'amministrazione cittadina fin dal momento in cui hanno inizio i lavori per la costruzione di nuovi edifici. Per questo i cantieri si stanno organizzando per dotarsi di sistemi di pannelli solari che servono anche per produrre l'energia necessaria a far funzionare ruspe e gru. Adesso abbiamo lasciato il centro della città e mi trovo in un quartiere che possiamo definire periferico, vicino alla foresta di Nordmarka, praticamente una grandissima foresta che abbraccia quasi totalmente la città. Qui però ci sono tanti palazzi ed è un quartiere che negli ultimi anni si è tentato di rivalutare. Allora che cosa hanno pensato? Hanno pensato di creare questa struttura, questo sentiero sopraelevato sulla foresta, affinché potesse diventare un motivo di interesse, di intrattenimento per le persone che molte volte nelle giornate di sole o anche in momenti come questo si fanno una passeggiata per guardare l'ambiente dall'alto o per semplicemente venire qui a leggere un libro. Negli ultimi tempi, quindi, questa zona ha acquistato un nuovo valore. Perché? Perché un tempo essere vicini alla foresta poteva essere quasi negativo in quanto si era lontani dal centro. Invece, recentemente si è capito ancora di più il valore della foresta, anche durante l'inverno, perché dobbiamo pensare che questo infinito mare verde ha circa 1400 chilometri di sentieri forestali e d'inverno 2400 chilometri di piste da fondo. Quindi può essere proprio una scelta, un desiderio, quello di vivere non in centro, più a diretto contatto con la natura, sicuramente qui le case costano molto meno, ma con la possibilità di fare più sport. Per oggi è giunto il momento di salutarci. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata.